Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo letto all'inizio di questa santa liturgia nell'antifona d'ingresso: sia benedetto Dio Padre e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi. Ecco, fin dai tempi del catechismo per la prima comunione dovremmo aver imparato che due sono i misteri principali della nostra fede, li ricordiamo, no? L'unità e la Trinità di Dio e poi l'incarnazione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E questi due misteri noi li rievochiamo ogni volta che ci facciamo il santo segno della croce, in cui nominiamo le tre persone divine, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e tracciando la croce facciamo memoria della crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo. Ed inoltre, toccando la testa, il cuore e le spalle, ricordiamo il nostro dovere di amare Dio con tutta la mente, la testa, con tutto il cuore e con tutte le forze simboleggiate dalle spalle. Quindi oggi la Chiesa celebra questo grandissimo e ineffabile mistero, appunto quello della Santissima Trinità, che con la Pentecoste, celebrata la scorsa settimana, si è manifestato in tutta la sua completezza nell'economia salvifica. Il Vangelo di oggi, uno straccio del discorso di Gesù a Nicodemo. Questa pagina, come abbiamo ascoltato, è incentrata sulla missione del Figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, da mandare il suo Figlio nel mondo, non per condannarlo, ma per salvarlo. Quindi l'opera di salvezza di Gesù, almeno per quanto sta in Lui e nei desideri del Padre, è rivolta a tutti e tutti coinvolge senza nessuno escluso. Chi rimane fuori di quest'opera è solo chi vuole rimanerci fuori, come dice Gesù: chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Quindi ne rimane fuori solo chi si chiude a questa azione salvifica con una ostinata incredulità. Teniamo sempre presente che nel Vangelo di San Giovanni, che prima del lockdown stavamo approfondendo negli incontri biblici, speriamo di poterli riprendere con il prossimo anno pastorale, se tutto va bene, l'operazione esistenziale di fede totalmente decisiva per gli uomini, in particolare per i credenti, è una sola: credere che Gesù sia il vero Figlio di Dio inviato nel mondo come Salvatore. Secondo San Giovanni questa è la cosa assolutamente prioritaria, è quasi l'unico peccato che si possa fare, il non credere che Gesù è l'inviato del Padre come vero Figlio di Dio e come unico Salvatore. E sempre secondo il Vangelo di San Giovanni è questo il discriminante tra i salvati e i condannati. Come spiega lo stesso Gesù, lo abbiamo ascoltato, evidenziando che la condanna non è altro che la conseguenza del non aver creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio, che letteralmente significa il nome dell'unigenito Figlio di Dio. Sapete che Gesù in ebraico, Yeshua, significa letteralmente Yahshua, cioè Yahweh salva, Dio salva. Dio ha un'intenzione salvifica universale verso ogni uomo. Questa intenzione è contenuta nel nome stesso di Gesù, e come ogni nome ebraico, sapete che il nome ebraico contiene in se stesso la designazione dell'essenza e della funzione di chi lo porta. Il nome di Gesù è stato scelto da Dio, rivelato dall'Arcangelo Gabriele a Maria Santissima. La prima lettura che abbiamo ascoltato oggi, molto bella, contiene quella che si chiama tecnicamente la teofania, quindi una manifestazione di Dio nell'Antico Testamento che egli concesse a Mosè quando gli mostrò la sua gloria, dice il testo, passando davanti a lui. Ora, che cosa è successo nell'Antico Testamento? Questo lo sappiamo dalla Bibbia. Dio nell'Antico Testamento si è rivelato anzitutto come uno, non ancora come trino. La motivazione era ovvia. Voi sapete che anticamente, questo anche le religioni pagane, no? Penso che tutti quanti sappiamo che i romani adoravano tanti dei nell'Olimpo, i greci adoravano tanti dei nell'Olimpo, e anche in Medio Oriente, cioè nella terra che Dio assegnò ad Abramo, la terra di Canaan, c'erano tutte religioni politeiste. Per cui immaginatevi se nell'Antico Testamento Dio avesse detto: io sono uno e trino. Che sarebbe successo? Che avrebbero pensato che gli dèi, anziché essere 300, come quelli dell'Olimpo, sono tre: Padre, Figlio e Spirito Santo.
tre dei distinti, ma il mistero della Trinità non funziona così, eh? Lo ricordate il catechismo, sono tre persone ma un solo Dio. È un concetto un po' difficile da capire. Allora, nell'Antico Testamento la prima cosa che Dio ha fatto è rivelare che Dio era uno solo. Perché dopo che uno ha fissato bene il concetto che Dio è uno solo, che non esistono olimpi e tanti dei, nell'Antico Testamento Gesù avrebbe detto: guarda che io sono il figlio di Dio, uguale a Lui ma distinto da Lui. E lo Spirito Santo, che abbiamo celebrato la settimana scorsa, è la terza persona della Santissima Trinità, che procede dal Padre e dal Figlio, ha la stessa natura divina ma è distinto sia dal Padre che dal Figlio. Capiamo come la sapienza divina, che fa bene tutte le cose, quindi ha proceduto in modo da scongiurare tale comprensione distorta del mistero trinitario. E quindi nell'Antico Testamento Dio si rivela come uno. Purtroppo, nonostante questa sapienza divina, per l'opera del diavolo, i primi sei secoli del cristianesimo la Chiesa ha dovuto fare concili su concili su concili, quasi sempre per condannare eresie trinitarie o eresie riguardanti la vera natura divina del Figlio di Dio. La seconda lettura, infine, entra in questa solenne liturgia a causa delle ultime parole che ha detto, no? Che è quello con cui io saluto spesso l'assemblea dopo il segno della croce, una delle formule di introduzione, no? La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo sentito che questa è una frase tolta appunto dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, no? E in questa formula vengono menzionate le tre persone divine con le rispettive attribuzioni di grazia, di amore e di comunione. L'esortazione di San Paolo che precede tale conclusione, che è bellissima, possiamo rileggerla insieme, dovrebbe veramente essere l'identikit di chi vive in pienezza il mistero di comunione con la vita trinitaria. San Paolo ha detto queste parole: fratelli, siate gioiosi, 1. Tendete alla perfezione, 2. Fatevi coraggio a vicenda, 3. Abbiate gli stessi sentimenti, bei sentimenti, 4. Vivete in pace, 5. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ecco, chi vive adorando la Santissima Trinità vive così. Brevemente, anzitutto la gioia. Un figlio di Dio porta la gioia nel cuore. Se la gioia c'è, la vita di Dio è presente in noi. Se gioia non c'è, se c'è tristezza o turbamento, i maestri di spirito dicono che tristezza e turbamento non vengono mai da Dio, vengono sempre dai piani bassi, o meglio, da quelli del sottosuolo. Poi, una vita serenamente e seriamente tendente alla perfezione, non perché dobbiamo essere i Superman della Terra, ma perché ogni giorno, se viviamo gioiosamente e seriamente la nostra fede, cresciamo un po' di più nella santità e nel bene. Quindi è una tensione che con calma, gradualmente, con tutte quante le leggi della gradualità che sono tipiche di questa vita, però procede sempre al meglio. Quindi non torniamo indietro, non diventiamo sempre più brutti e più peccatori giorno dopo giorno, ma diventiamo sempre un po' meno brutti e un po' meno imperfetti, chiaramente lavorando costantemente su noi stessi con l'aiuto della grazia. Poi l'aiuto e il conforto reciproco che si scambiano i cristiani, i membri della comunità cristiana. Si vogliono bene e per quanto possono si aiutano vicendevolmente. E poi la comunanza dei sentimenti è finalmente una vita condotta in piena e santa pace. Pace dentro noi stessi e pace per quanto sta in noi anche con tutti. Questo è importantissimo, questo qui, che qualcuno ci ha fatto qualcosa, lo perdoniamo, e se abbiamo fatto qualcosa a qualcuno chiediamo perdono. Sono questi gli unici due modi per vivere la pace, quindi curando che non ci siano situazioni, almeno per quanto sta in noi, di inimicizia, di odio, di discordia, di non parlarsi e di lontananza reciproca. Questa è la vita di coloro che sono degni figli di Dio Padre, amici e discepoli del loro Redentore Gesù Cristo, Dio Figlio, e sempre pieni della grazia dello Spirito Santo, Dio Spirito Santo, che non solo custodiscono senza mai perdere la grazia, che è la cosa più importante da fare, custodirla senza perderla, ma si curano di accrescere la grazia, come abbiamo visto, tendendo alla perfezione ogni giorno.
Questa è una vita bellissima, la vita da figli di Dio Padre, da discepoli di Dio Figlio e da inabitati da Dio Spirito Santo, si può descrivere così. Una vita che dovrebbe essere normale in tutti i battezzati se solo facessimo quel poco che è necessario per viverla, vivere in amicizia con il Signore, curare la preghiera, la vita sacramentale e tendere per quanto possibile a vivere secondo quello che Gesù ci ha insegnato, soprattutto attraverso il Vangelo. Purtroppo pochi se ne rendono conto, pochissimi cercano di viverla. Ecco, il mio augurio per me e per tutti voi, che è anche il mio augurio di una santa festa, è che voglia Dio che noi possiamo essere tra quei pochissimi che ci credono, se ne rendono conto e che ci provano a viverla. Ecco, con l'aiuto e con l'intercessione di Maria Santissima, invocata dalla Chiesa come figlia prediletta di Dio Padre, madre di Dio Figlio, sposa, amica e pienamente inabitata, la piena di grazia, dallo Spirito Santo. Siano lodati Gesù e Maria.